Buongiorno a tutti, benvenuti alla quarta pillola formativa di approfondimento della pubblicazione I principali adempimenti per le imprese alimentari, organizzato dal settore Nuove Imprese della Camera di Commercio di Torino in collaborazione con il Laboratorio Chimico. Oggi parleremo di rintracciabilità degli alimenti e ne parleremo con la dottoressa Clelia Lombardi. Dottoressa Lombardi, buongiorno. Buongiorno. Le faccio la prima domanda: cosa si intende per rintracciabilità? E perché la rintracciabilità è così importante nella filiera alimentare? Allora, diciamo che occorre fare una breve premessa. Sappiamo che per tutelare il consumatore la normativa comunitaria impone alle aziende di rispettare i principi della HACCP e le buone pratiche igieniche. Quindi queste misure preventive riescono a prevenire i rischi per il consumatore. Qualora però succeda che, nonostante tutti questi sistemi siano stati messi in atto, poiché il rischio zero purtroppo non esiste, se si verifica che un prodotto pericoloso è stato immesso sul mercato, l'azienda che appunto lo ha immesso sul mercato deve cercare di contenere il rischio, vale a dire deve impedire che il consumatore, i consumatori vadano a consumare questo prodotto. E per poterlo fare esiste questo strumento della rintracciabilità, che è infatti uno dei requisiti principali della normativa comunitaria e che consente tramite i dati che l'azienda ha appunto tracciato durante la produzione del prodotto, consente di risalire a tutti quelli che sono gli ingredienti che sono stati utilizzati, i fornitori che hanno fornito le materie prime e a valle ai clienti a cui è stata consegnata la merce ritenuta pericolosa, e quindi questo riesce a in qualche modo evitare e contenere il rischio. Infatti, se guardiamo alla definizione che viene data dal regolamento 178-2002, vediamo che la rintracciabilità è proprio definita come la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime o di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. Ecco, c'è da dire che tutte queste fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, la normativa, le intende come a partire dalla produzione primaria, nessuno escluso, quindi anche gli importatori, fino a tutte le imprese che fanno distribuzione, vendita di prodotti alimentari, somministrazione al consumatore finale. E quindi già da questa definizione noi riusciamo a capire che un elemento fondamentale della rintracciabilità è la comunicazione fra le imprese, cioè tra cliente e fornitore, fornitore e cliente, escluso ovviamente il consumatore finale, ma proprio la comunicazione tra tutte le imprese che collaborano dall'inizio alla fine alla produzione e distribuzione del prodotto finito. Un altro elemento importante da considerare è che la rintracciabilità è prevista anche dalla normativa dell'Unione Europea relativa ai materiali oggetti a contatto con gli alimenti, quindi tutto ciò che è packaging è da considerare come se fosse un ingrediente, quindi anche per questi oggetti e questi materiali occorre mantenere i dati di rintracciabilità. Qual è lo scopo della rintracciabilità? Allora, abbiamo detto che lo scopo principale è quello di contenere il rischio che l'alimento venga consumato. Quindi, in definitiva, una volta che l'azienda ha capito che ha immesso sul mercato un prodotto pericoloso, deve attuare un ritiro o un richiamo dal mercato. Qual è la differenza fra questi due termini che spesso vengono confusi? Si parla di ritiro quando l'azienda, che possiamo chiamare A, ha consegnato il proprio prodotto all'azienda B, ma l'azienda B non lo ha ancora messo a disposizione del consumatore. Si parla invece di richiamo quando l'azienda A ha consegnato all'azienda B e l'azienda B, mettiamo ad esempio che sia un supermercato, lo ha già reso disponibile al consumatore. Quindi
qualche consumatore potrebbe averlo già in casa e non averlo ancora consumato, per cui nel caso del richiamo la legge prevede che venga fatta un'informazione anche ai consumatori, proprio perché vengano informati del fatto che questo prodotto è pericoloso e quindi evitino di consumarlo. Ma cosa si intende per prodotto pericoloso? Allora, è molto delicato definire con precisione che cosa si intende per prodotto pericoloso. In effetti è una valutazione questa che deve essere fatta con molta attenzione, caso per caso, senza generalizzare troppo e in caso di dubbio da parte dell'operatore del settore alimentare si consiglia di consultarsi, sentire la propria ASL di competenza per approfondire la questione. Comunque ci sono effettivamente delle situazioni in cui sicuramente il prodotto può essere considerato un grave rischio per la salute del consumatore. Sono tutti quei casi dove noi nell'alimento riscontriamo sostanze chimiche proibite dalla normativa vigente oppure presenti in limiti a livelli superiori rispetto ai limiti previsti dalla normativa, o ancora la presenza di microrganismi patogeni o parassiti possono indurre una malattia nel consumatore, se presenti nell'alimento, o ad esempio nel caso in cui in un alimento preconfezionato che contiene degli allergeni questi non siano indicati nell'etichetta, quindi il consumatore non può sapere che li contengono questi allergeni, ecco, questi direi sono sicuramente casi che si possono definire con certezza di prodotto pericoloso. In altri casi è necessaria magari una valutazione un pochino più caso per caso, ad esempio pensiamo ad alimenti che contengano dei corpi estranei. Dipende chiaramente molto dalla tipologia di corpo estraneo, oppure ad alimenti alterati, alimenti deteriorati, che non sappiamo magari fino a che punto possano essere pericolosi per il consumatore, oppure semplicemente essere identificati come non idonei al consumo umano e quindi automaticamente anche scartati dal consumatore. Un altro caso che possiamo dare come esempio è quello di sempre relativo a informazioni in etichetta, laddove l'etichetta non riporta correttamente le modalità di preparazione e consumo dell'alimento, se queste modalità sono importanti per la sicurezza del consumatore. Pensiamo per esempio a un'accurata cottura del prodotto, che chiaramente se non è comunicata può far sì che il prodotto automaticamente possa diventare pericoloso. È obbligatorio avvisare anche le autorità competenti in caso di prodotto pericoloso? Sì, è assolutamente obbligatorio avvisare le autorità competenti, perché sono le autorità competenti che poi allertano il cosiddetto sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, che è una sorta di rete che funziona a livello di tutto il territorio dell'Unione Europea, quindi coinvolge diversi paesi e si rapporta anche con paesi terzi nei casi in cui questo sia necessario. Quindi avvisando la propria ASL, questo innesca un meccanismo di comunicazione tra le autorità competenti a livello regionale, a livello nazionale, a livello dell'Unione Europea, come dicevamo prima, e questo viene fatto anche tramite una valutazione del pericolo reale da parte delle autorità di controllo. Quindi ci sono questi allerta che fanno sì che la comunicazione si diffonda laddove necessario in tutto il territorio dell'Unione Europea. C'è ancora da dire una cosa però a livello italiano, questa riguarda il nostro paese. Nel caso di richiamo, proprio perché come dicevamo prima è necessario informare il consumatore, il Ministero della Salute ha messo a disposizione, e questo è obbligatorio che venga seguito come procedura dagli operatori del settore alimentare, ha messo a disposizione sul proprio sito un modello da compilare nei casi di richiamo. Quindi gli operatori del settore alimentare, non nel caso di ritiro ma nel caso di richiamo, sono obbligati a seguire questa procedura del Ministero
quindi a indicare tutti i dati previsti da questa modulistica, e successivamente il Ministero pubblica, rendendo quindi l'informazione aperta a tutti noi consumatori, pubblica i dati del prodotto richiamato, dei vari prodotti richiamati. Quindi se consultiamo il sito del Ministero possiamo vedere tutti gli alimenti che in questo momento sono stati sottoposti a un richiamo. Naturalmente poi questa informazione al consumatore, che abbiamo detto è importantissima, viene completata a seconda del tipo di impresa con altri strumenti. Possiamo andare da la posizione di cartelli informativi in un punto vendita, se parliamo di un punto vendita, oppure informazione ai consumatori tramite annunci radiofonici piuttosto che inserzioni sulla stampa. Quindi non, diciamo, la normativa in questo senso non prescrive un unico metodo per informare il consumatore, ma viene lasciato alla decisione aziendale. E cosa deve fare concretamente un'impresa alimentare per rispettare l'obbligo della tracciabilità? Bene, come accennavamo prima, l'obbligo principale è proprio quello di tenere traccia di tutti gli ingredienti che hanno contribuito e contribuiscono a produrre il proprio prodotto. Quindi non solo i prodotti che io ricevo in azienda, ma anche i dati del fornitore che me li fornisce. Il che vuol dire che dovrò tenere traccia dei miei fornitori e dei dati dei prodotti che mi hanno consegnato. Il fornitore dovrà essere identificato in maniera tale da poter essere contattato rapidamente, il che significa telefono, email, nominativo di un referente aziendale, e questo naturalmente vale a monte, quindi per i fornitori, ma vale anche a valle per i miei clienti. Quindi allo stesso modo per tutti i clienti dovrò avere la possibilità di rintracciarli rapidamente, per cui telefono, email e quant'altro. Sapere quali prodotti ho consegnato, quindi mantenere traccia di tutti i prodotti che sono stati consegnati, e poter chiaramente collegare ogni prodotto ai clienti a cui l'ho consegnato e ogni materia prima al rispettivo fornitore che me l'ha fornita. Quindi tutto questo può essere fatto con diversi strumenti, quindi strumenti magari di tipo più semplice, diciamo, alla portata anche di microimprese, quindi facendo riferimento a documenti commerciali come fatture, documenti di trasporto, oppure con sistemi più complessi, magari di tipo elettronico, informatico, ma in ogni caso io devo avere questi dati e l'identificazione del prodotto fatta in modo univoco, senza la possibilità che un determinato prodotto possa essere confuso con un altro. L'identificazione ovviamente passa tramite l'etichettatura, quindi se parliamo di prodotti confezionati, l'identificazione è quella che io trovo come dati riportati in etichetta: il nome del prodotto, la scadenza, il lotto. A questo proposito, però, sul lotto dobbiamo fare una piccola precisazione, perché il regolamento 178 non parla in realtà del lotto. La normativa comunitaria prevede l'obbligo del lotto, di indicare il lotto insieme ad altre informazioni più di dettaglio, quindi il volume del prodotto, la data di spedizione, consegna, eccetera, solo per i prodotti di origine animale. Quindi al momento il regolamento dell'Unione Europea 931 del 2011, che per i soli prodotti di origine animale prevede appunto anche la gestione del lotto per quanto riguarda la rintracciabilità. Mentre, come dicevo prima, nel regolamento 178 non si parla di lotto, anche se occorre dire che normalmente le aziende, anche quindi quelle che non si occupano di prodotti di origine animale, gestiscono di fatto il lotto, perché è abbastanza facilmente intuibile quanto sia strategico gestire correttamente il lotto. Gestire il lotto in una procedura di ritiro richiamo vuol dire essere molto più rapidi, quindi tutelare il consumatore.
in maniera molto più efficace. Ma vuol dire anche evitare di dover ritirare o richiamare della merce conforme, quindi andando a mirare il ritiro solo sui prodotti che realmente sono pericolosi. E quindi ragionare sul lotto effettivamente riesce anche ad assolvere l'obiettivo di, oltre che tutelare il consumatore, contenere i danni a carico dell'azienda che deve ritirare o richiamare i prodotti dal mercato. E quindi, insomma, il discorso di fare ritiri che siano accurati, mirati, rapidi e precisi, effettivamente passa di norma attraverso il lotto. È obbligatorio per tutte le aziende predisporre una procedura di rintracciabilità? Sì, è obbligatorio per tutte le aziende, anche per le microimprese, quindi indipendentemente dal tipo di prodotto che trattano, quindi il prodotto che producono o che semplicemente distribuiscono, è obbligatorio per tutti. È obbligatorio quindi per chi fa produzione primaria, è obbligatorio per chi fa semplicemente commercio, distribuzione, trasporto, obbligatorio anche per aziende che sono semplicemente società di intermediazione, quindi magari non hanno neanche fisicamente un magazzino con il prodotto che devono distribuire, perché fanno appunto solo da broker. Quindi direi che riguarda veramente tutti, abbiamo detto già che riguarda anche le aziende che producono o distribuiscono materiali oggetti a contatto con gli alimenti, si parla quindi non solo del packaging, ma di tutti quegli oggetti che possono essere utilizzati dal consumatore, no? Pensiamo a bicchieri, piatti, stoviglie monouso, solo per fare un esempio, oltre a tutte le attrezzature che vengono utilizzate nelle aziende alimentari. Quindi anche di queste è obbligatorio, anche per questi oggetti e materiali, avere predisposto una procedura di rintracciabilità. Ecco, quello che è in ogni caso importante ricordare è che il regolamento 178 lascia una grande flessibilità alle aziende, proprio perché ci si rivolge ad aziende molto diverse. In ogni caso, per tutte le aziende direi che ci sono alcuni punti fondamentali che devono essere rispettati in una procedura di rintracciabilità e ritiro o richiamo dal mercato. E questi punti sono intanto chiarire come viene effettuata la registrazione delle informazioni, quindi la tracciabilità dei prodotti a monte e a valle. Poi come l'azienda opera per ritirare o richiamare dal mercato i prodotti pericolosi, come informa le autorità competenti quando si verifica un rischio di questo tipo, come va a segregare, a gestire la segregazione dei prodotti ritenuti pericolosi, perché occorre ovviamente distinguerli dai prodotti che invece sono conformi, come informano l'anello a monte, quindi il fornitore, come informano l'anello a valle e quindi i clienti, e come informano i consumatori, abbiamo visto, in caso di richiamo. È importante anche sottolineare che tutto questo non deve essere improvvisato, ecco perché parliamo di procedura di rintracciabilità o sistema di rintracciabilità, perché proprio per una questione di sicurezza la normativa impone che ci sia una procedura sperimentata, non improvvisata, e che quindi ogni azienda deve avere, e anche gli organi di controllo ufficiali durante le ispezioni di routine, le verifiche che vengono fatte, possono chiedere all'azienda e quindi l'azienda deve mostrarsi da questo punto di vista preparata. Grazie dottoressa Lombardi per Grazie a aver voi. risposto alle nostre domande e per il suo interessantissimo intervento. E grazie a voi per averci seguito. Io vi invito a continuare a seguirci sui nostri siti istituzionali. Qui potete vedere i nostri riferimenti mail e appunto la pagina del sito dove potete anche prendere un appuntamento per una consulenza. E vi diamo appuntamento ai nostri prossimi eventi. Grazie a tutti e arrivederci. Arrivederci.